gli assi portanti della mia esperienza di incontro con Franco. Uno è la fiducia per i futuri possibili, l'etica nelle modalità di essere, di vivere, l'etica nel lavoro, l'etica nell'interpretazione della propria professione. Ringrazio i promotori, gli organizzatori, li voglio citare tutti. Pensava che fosse necessario, soprattutto, vigilare sul rischio di rimanere soffocati dalla quotidianità. Una persona che non ha mai agito la propria esistenza con quella quotidianità a cui faceva riferimento. Il centro studio ha una finalità che deve essere quella di educare la propria coscienza, le proprie riflessioni, gli aspetti sociali di una comunità. Se la violenza, se riusciamo a fare un altro sforzo e ci impegniamo il nostro essere dai germi di violenza, facciamo un passo in avanti anche per uscire da questo. Un laboratorio permanente si incrociava sia con quelli sindacali che con quelli della politica. Parto da una cosa molto semplice, che noi viviamo in un tempo in cui la gestione della memoria è un elemento molto difficile, no? Nel primo numero del primo anno di Cerca Franco Ferrara, in un articolo intitolato Una Puglia da narrare, si chiedeva quale Puglia venisse dal futuro e con molta lucidità diceva che questo futuro non poteva essere pensato senza fare i conti con una globalizzazione che ormai era in pieno svolgimento. Perché è una costante, un fiume piena, questa cosa mi faceva studiare, cioè, ma proprio io non ce la faccio a stare dietro, non ce la faccio. Perché ogni tanto ci arrivavano queste telefonate, dicevano, oh, mai detto? No! Quando è uscita sta cosa? L'altro giorno è uscita. Ah, no, no. I cammini di cui parliamo stamattina sono stati ispirati dal sogno e dal desiderio di impegnare la vita in un'avventura popolare, non autoritaria, di rifondazione alla convivenza su basi comunitarie. La conoscenza del volontariato, con gli enti molto particolari, è stato un po' difficile, in quanto cresceva il numero enorme, il volontariato in Puglia di inizio anni 90, la debolezza nessuno riusciva a individuare, che era quella che non riusciva a formare realtà diciamo. Il Mezzogiorno d'Italia è stato sempre un mezzogiorno mobilitante perché ha sollecitato sempre il mito degli ultimi. Sottosviluppati, la civiltà contadina che non serve più, tutta una serie di questi oggi diremmo poco comuni, allora erano fattori mobilitanti che hanno portato lo Stato a farsi carico. Anche un principe scomodo interrompeva anche quando c'erano dei grandi soloni. Io partirei da qui. Franco era un tipo, diciamo, inflessibile, io dicevo che era un pacifista ma con alcune venature militari. Dovendo parlare di noi napoletani, no? Io gli dicevo, mio amico Franco, sta d'accordo perché nella curva sud del Napoli si è scritto noi regnavamo su di voi, invece lui quando parlava di noi dice poi in campagna, sempre dice, noi avevamo posto un interrogativo, dice per caso la solidarietà oggi è diventata un reato. Quindi etica della responsabilità, ma anche etica della solidarietà, ma anche etica della responsabilità, sempre la vengono, le prendono e poi se ne vanno. Quindi molte... Diversamente giovane. Raniero Navallo, che noi abbiamo conosciuto 40 anni fa. Che si spendeva, che perdeva, che vinceva. Quell'esperienza lì così lontana produce degli effetti globali. Ci siamo immersi nella ricerca, ci siamo immersi nelle relazioni nostre. Dice, ma perché gli siamo amici? E perché la nostra amicizia è diversa dall'amicizia tra un cliente e un patrono? Un patrono politico riesce a governare un sistema di relazioni però che non crea sviluppo, mentre
tra Franco e un altro che stava qui si riesce a sviluppare la cooperazione? Ma è molto spesso che la verticalità fa comodo. Per noi riuscire ad operare mettendo insieme, creando legami, è quello di trasferire una cultura. Che è quello che... Ma molta gente invece non è presente, non partecipa, quindi se non c'è questo cambio di coscienza, che è un cambio di comportamento, che è una delle cose più difficili, che non possono avvenire tutte queste, diciamo, considerazioni. Che anche facendo queste parole, appunto, radicarsi da un territorio, a una comunità, assume un significato sicuramente diverso da quello che poteva essere: sono nato qui, conosco tutti, e... perché siamo in un'epoca appunto di sradicamento, viceversa. La certificazione aziendale per i giovani dovrebbe avvenire nel momento prima di iniziare un'attività. Il problema c'è, è già tutto globalizzato, cioè è globalizzato il denaro, è globalizzata la finanza, è globalizzato l'armamento, perché oggi le armi sono spaziali. Siamo obbligati a ragionare in questi termini globali. Cioè, rispetto a quello che si fa, al nostro impegno, al nostro lavoro, a quello che pensiamo essere, ha dato senso e dà senso al nostro vivere, e se i giovani non ci fossero, non prendessero questo timore, questo è come un timore, un qualcosa che sentiamo, una sfida. Si è pensato a che cosa? Che abbiamo perso comunque l'ottica. Noi, diceva De Simone, tant'è che ha detto che ci dobbiamo svecchiare, e lui ha detto proprio la frase c'è una mai a mezzo, cioè noi come grandi anziani, che era praticamente questo sviluppo della fiducia in senso orizzontale e verticale, e stranamente si è creato un momento in cui si parlava di sviluppo locale e di localismo. Il momento in cui si costruiscono confini, a me piace il virus dello scambio culturale. A me guidare questa sessione, sintesi di quello che è stato fino ad ora, è un po' ragionare come da programma sulle ipotesi, sulle idee di futuro. Quindi nella mia vita, a un certo punto, per fare il presidente del MOPE o fare il volontariato, ho dovuto scegliere di limitare il mio impegno lavorativo. Devi prendere, spostare un po' di cose importantissime di lavoro, no? E fate metterci qualcos'altro che ritieni altrettanto. Però ho chiesto anche a chi, diciamo, questo 1, 2, 3, 4 e 5 non dice niente, e se in qualche modo aveva la percezione di aver partecipato e sta partecipando a un'esperienza importante e significativa. C'è dopo i conti, e vai, credo che quando siamo incontrati è una cosa che guarda tutta, però non basta nel senso che non si può incastrare l'arco all'interno di una zona interna da 160.